Vuoi essere più felice? Penso proprio di sì. Le neuroscienze ci vengono in aiuto. Oggi ti racconto 6 strategie con una forte validazione neuroscientifica che possono aumentare sensibilmente la nostra felicità e sono anche delle strategie antidepressive. Questo video entra nell'ambito del benessere fisico ed emotivo del progetto Wellness University, l'università del benessere, che saranno dei corsi dal vivo che aiuteranno le persone a migliorare in 5 ambiti: benessere fisico, benessere mentale, benessere emozionale, benessere relazionale e benessere finanziario. Ma alla fine del video ti racconterò una cosa molto importante per te, perché può trasformare completamente la tua vita. Ma partiamo subito con il video. Ho scritto queste 6 ricerche, o almeno parte delle 6 ricerche, in questi fogli e li inserirò nella descrizione del video su YouTube, in modo tale che se li vuoi rileggere. Io ti consiglio di guardare questo video varie volte, di prendere appunti, di scegliere cosa applicare e di applicarlo tutti i giorni. Ma partiamo a bomba e ti inizio a leggere queste 6 strategie validate scientificamente, anche perché il modello Vinci con la Mente ha forte validazione scientifica. L'Accademia per diventare Mental Coach è fondata sul modello Vinci con la Mente con forte validazione scientifica. La Wellness University, tutte strategie con forte validazione scientifica. Diffida dei fuffa guru, forte validazione scientifica. Partiamo! Prima strategia, sviluppa la gratitudine. Il National Institutes of Health indica la gratitudine importante per la salute perché produce cambiamenti nel flusso sanguigno all'interno del cervello e maggiori livelli di attività dell'ipotalamo e più flussi elevati di dopamina. Le ricerche di Emmons e McGollug, mi auguro che si pronunci così, emerge che la capacità di gratitudine aumenta il livello di vitalità, incrementa le emozioni positive e costituisce una protezione da stress e depressione. Il senso ben sviluppato di gratitudine può aumentare la felicità, ridurre l'ansia e la depressione. Ci sono stati vari studi dove hanno dimostrato che può essere allenata la gratitudine, come se fosse proprio un muscolo, può essere accresciuto. E ci sono 2 grandi studi, uno del Journal of School of Psychology e un altro sul Journal of Happiness Studies. Quindi sempre Emmons ha dimostrato che la gratitudine è come un muscolo, si può allenare. Più la provi, più aumenta. Ad esempio, è una delle emozioni che insegna ad allenare nella ginnastica emozionale. E se non sai come funziona, contattami in privato. Seconda strategia, sorridi spesso. Il numero di ricerche al riguardo è enorme, mi sono quasi perso in tutte quelle ricerche, mi sono preso degli appunti in tutte le ricerche. E le prime ricerche sul sorriso le ha fatte addirittura Darwin, pazzesco. Allora, il sorridere stimola la produzione di endorfine, sorridiamo e poi proviamo gioia e felicità. Anche un sorriso finto non sincero stimola la produzione di endorfine, anche quando sorridiamo per finta un po' di endorfine le produciamo. Il sorriso è composto da muscoli che si allenano, anche sorridere si allena. Utilissimo nei casi di riabilitazione da ictus, è fondamentale per recuperare da una depressione. È importantissimo anche sorridere quando non ne hai voglia. Sorridere aumenta del 25% la possibilità che le persone intorno a noi inizino a sorridere, perché è coinvolgente. Sorridere spesso durante la giornata ci rende più positivi e aperti a trovare soluzioni. Sorridere abbassa i livelli di dolore, a volte lo elimina. E su questo argomento ci sono delle ricerche di alcuni medici che hanno rivoluzionato la mia vita. La prima io l'ho studiata nel 99, aprile 99, e mi ha veramente aperto un mondo straordinario. Terza strategia, elimina la lamentela. Elimina la lamentela. E la ricerca che ora ti leggo è così tanto impattante che è sconvolgente. La Stanford University ha dimostrato che 30 minuti di lamentela possono distruggere alcuni collegamenti neurali, proprio di quelle parti del cervello che servono per risolvere le difficoltà e le sfide. Capito bene? Lamentarti distrugge alcune parti neurali che sono quelle che servono per risolvere le difficoltà. Se ti lamenti, distruggi i risultati. Lamentarsi non è mai la soluzione. Quarta strategia, festeggia sempre i miglioramenti. Questa è una mia frase, ma ho trovato un sacco di ricerche scientifiche a supporto. 1. I riferimenti positivi sono fondamentali. 2. Ogni volta che certifichi un miglioramento, nel tuo cervello si apre un mondo di collegamenti. È pazzesca questa cosa, si creano proprio delle sinapsi nuove. 3. I bambini funzionano meglio degli adulti e imparano la velocità della luce grazie a esplosioni di gioia per ogni miglioramento e non alle correzioni. I bambini imparano a parlare e a camminare alla velocità della luce, non per le correzioni, ma per gli riferimenti positivi, perché festeggiano i loro miglioramenti. E questa parte la spiego proprio nel corso dal vivo sul benessere 5.0. Il
venerdì pomeriggio, precisamente. 5. 30 minuti di passeggiata al giorno all'aperto. Quello che ti leggo ora è straordinario, anche per la depressione. La buona notizia arriva dalle pagine dell'American Journal of Preventive Medicine, dove un gruppo di ricercatori della University of Queensland di Brisbane, in Australia, hanno pubblicato i risultati di uno studio secondo il quale è sufficiente meno di mezz'ora di passeggiata al giorno, 28 minuti circa, per trarne benefici in termini di qualità della vita e sintomi e abbassare i sintomi della depressione. Attenzione, 28 minuti al giorno. Camminare all'aperto. Perché all'aperto? Perché è fondamentale guardare lontano, guardare il verde. Anche nelle città ci sono dei bellissimi parchi. E soprattutto guardare colori quali? L'azzurro e il verde. Ma quelli naturali. E poi la respirazione. Una bella passeggiata rilassante. È straordinario dal punto di vista della produzione degli ormoni del benessere. Sesto, aumentare i gesti di affetto. In queste tre categorie. Quando vuoi bene a qualcuno, dillo apertamente. 2. Il contatto fisico. 3. Un gesto di gentilezza ogni giorno. In queste tre categorie, ognuna di queste tre categorie aiuta il cervello a produrre degli ormoni che sono fondamentali del benessere, come ossitocina e vasopressina, serotonina, melatonina ed endorfina. Quindi, io faccio un gesto e il mio cervello produce questi ormoni e produco benessere. Produco benessere dall'interno. È importantissimo fare gesti d'affetto. Queste tipologie di gesti migliorano l'umore, il benessere e la predisposizione a creare rapporti appaganti. È l'azione che ci aiuta a predisporci verso gli altri. Una ricerca della North Carolina University ha dimostrato che i gesti di affetto aumentano la longevità e il benessere cellulare. Pazzesco! Alcuni medici della School of Medicine di San Diego, in California, hanno dimostrato che gli abbracci creano una produzione di ossitocina e serotonina, migliorano il sistema immunitario e la produzione di emoglobina e inoltre hanno riscontrato anche un miglioramento nella gestione dell'ansia, della preoccupazione e anche un forte antidepressivo naturale. Conoscere queste 6 strategie è importante. D'accordo, ma applicarle ancora di più. Io ti consiglio di riguardare questo video, prenderti degli appunti, scegliere qualcosa e applicarla almeno per un mese. Questa è la tipologia di contenuti che potrai ottenere studiando per 25 anni le neuroscienze e tutto ciò che funziona nella crescita personale. No, sto scherzando. Io a ottobre compio 25 anni in cui mi occupo di crescita personale. 25 anni, un quarto di secolo, è tantissimo! E studio tutti i giorni da allora. Ho inserito le mie ricerche e i risultati e solo le strategie che funzionano davvero, con forte validazione scientifica, nei corsi che realizzo, nei percorsi di coaching, dall'Accademia per diventare Mental Coach alla Wellness University. E se sei interessato a queste strategie per migliorare la qualità della tua vita, contattami tramite Instagram, contattami tramite il sito Vinci con la Mente, anche perché molte di queste cose le spiegherò nei corsi dal vivo. E ora iniziamo finalmente a rifare i corsi dal vivo con strategie piccole che, se applicate tutti i giorni, danno risultati straordinari. Questo video finisce qui, scrivimi nei commenti quello che pensi, io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!